La scuola è essenziale, essenziale in generale in un momento di crisi del paese, quindi noi dobbiamo puntare moltissimo sulla formazione se non abbiamo strutture, istituti, l'istituto formativo per eccellenza e chiaramente la scuola, quindi su quello dobbiamo puntare, c'è una centralità per la Campania, ce l'è anche nelle cosiddette aree di difficoltà economiche, aree a rischio. Lavoro che abbiamo fatto per esempio sui beni confiscati che faremo col Ministro per dare un segnale forte, con confisca del bene, realizzazione di un istituto scolastico che si dà alla cittadinanza, quindi questo sono accendere i riflettori in particolare sulla nostra regione e dare una risposta però concreta, una risposta concreta che i cittadini chiedono, cioè avere infrastrutture scolastiche sempre più adeguate, perché abbiamo un grande problema in Italia di edilizia scolastica e abbiamo anche ancora un problema di rifinire e raffinare sempre meglio l'offerta formativa e in particolare quello che stiamo anche che si è discusso anche questa mattina con un protocollo che abbiamo proprio col Ministero per tutta una serie di temi come quelli per esempio della legalità che verranno discussi nella scuola e soprattutto nella società, quindi la scuola come momento aggregativo più ampio.